13 e 15 minuti primi, benvenuti dagli studi in diretta di Treviso con Linea Diretta. Siamo con la CGIL, in particolare con la SPI e l'INCA CGIL, perché parliamo di pensioni. Avete visto il titolo, i fronti della pensione, perché? Perché sono più fronti in cui si combatte per riuscire a mantenere questa benedetta pensione. Com'è abbiamo? Allora, Silvia Bresolin, Gloria Geromel e Paolino Barbiero. Grazie a essere per buongiorno. Essere qui. Buongiorno. Paolino Barbiero, allora, i fronti, quanti fronti? È peggio della Prima Guerra Mondiale qua? Sì, diciamo che i fronti sono tre, poi sono molto estesi. Il primo fronte è come districarsi per andare in pensione rispetto alla normativa, e quindi non tutti sanno quali sono i criteri di accesso e molto spesso pensano di avere diritto e invece si trovano con delle sorprese. L'altro fronte è quello sulla perequazione delle pensioni, cioè sulla rivalutazione, sapendo che le pensioni fino a 1.500 euro sono rivalutate al 100%. Quelle sopra, e non sto parlando delle pensioni dei parlamentari, dei giudici, di tutta quella gente là, ma di quelli che hanno versato 40 anni di contributi, il 33% della retribuzione per farsi un fondo pensione, che invece non vengono rivalutate per intero, e che comunque avanzano i soldi ancora rispetto al blocco introdotto dalla Fornero. Proprio in questi giorni il Tribunale di Palermo, il Tribunale di Brescia e il Tribunale di Milano si sono espressi dicendo che ciò che il Governo ha dato l'anno scorso per sanare quel blocco è insufficiente e ha rimandato tutto alla Corte Costituzionale perché intervenga di nuovo sul Governo. Questo è frutto anche della pressione che il sindacato tutto, ma in particolare lo SPI, ha messo in piedi con ricorsi fatti in tutta Italia. Il terzo fronte invece è quello che abbiamo aperto col governo, cioè come trovare un accordo che consenta di andare in pensione prima per tutte quelle situazioni dove, per effetto della crisi, ma anche per effetto di una situazione psicofisica o fisica che non consente più a determinate persone di arrivare fino ai 67 anni per andare in pensione oppure versare 43 anni di contributi, di avere elementi di flessibilità, che è il famoso ragionamento che stiamo facendo con Poletti. Anche qui siamo alle prime battute, è una trattativa complicata, noi vogliamo tenere il punto anche su quella questione, perché ci sono sempre più casi di persone che hanno pochi anni per andare in pensione ma non hanno più lavoro e quindi rimangono incastrati senza pensione, senza sussidi o senza protezioni sociali date dagli ammortizzatori e non vanno in pensione, quindi rischiano di diventare un peso per la famiglia che già ha grosse difficoltà laddove appunto ci sono persone che non lavorano. Questi sono i tre grandi esatto. fronti. Avete visto il numero di telefono? Qui avete tre persone che ne sanno tanto, tanto, tanto di pensioni. Pensioni per chi deve andare in pensione, pensioni per chi è in pensione, giovani che devono cominciare a pensare alla pensione, per cui utilizzatelo perché non capita tutti i giorni, quindi è un servizio che la CGIL mette anche la pensione complementare, esatto, che è un altro elemento che, quindi, non essendo obbligatorio ma volontario, sono pochi che aderiscono sbagliando perché è una gamba in più che tra l'altro negli altri paesi europei è già molto più avanti rispetto a quello che in Italia abbiamo lanciato ancora 20 anni fa, ma che è fermo al palo perché sono a circa 15-20% le persone che hanno costruito fondi pensione contrattuali. Ecco, allora cominciamo con il direttore dell'INCA, Silvia Bresolin. Come si va in pensione oggi? Beh, potrei cioè, si va in pensione oggi? Si va ancora in pensione. Si dovrebbe andare oggi, in pensione sì, oggi. Per fortuna si va ancora in pensione oggi. Le strade e le possibilità per andare in pensione sono innumerevoli, io tratterò solo le tre principali, quindi la pensione di vecchiaia, che è quella che è relativa all'età che uno ha maturato, quindi per gli uomini oggi 66 anni e 7 mesi, questa è l'età anagrafica, per le donne 65 anni e 7 mesi. Cioè significa che uno arriva a 67 anni e 7 mesi, e 7 66 anni e 7 mesi, 66 anni e 7 mesi, non ho capito perché non fare il conto tondo, ma poi non me lo spiegherete. Ma qui c'è l'aumento speranza di vita che entra in gioco, quindi più 4, più 3, più 4, più 3 si sommano. Vabbè. E cioè comunque uno, oggi 2016 va in pensione purché, indipendentemente da tutto. No, purché abbia almeno 20 anni di contributi. Purché almeno abbia 20 anni di contributi. Questa è la condizione necessaria. Invece se uno non ha 20 anni di contributi?
Non va in pensione. Diciamo non va in pensione, oppure bisognerebbe capire se ha magari i contributi versati in altra gestione, se ha lavorato all'estero, se insomma ci sono tutta un'altra serie di casi. Diciamo che generalmente che è un guaglione. L'assegno sociale è quella un'altra partita, però. E qui c'è l'assegno sociale. L'assegno sociale, se magari è da sola, non ha il marito che ha altri redditi, quindi. Insomma, comunque sì. Segnatevi 66 anni e 7 per gli uomini, e 65 e 7 per le donne, purché lavoratrici dipendenti. Sempre 20 anni. Sempre almeno 20 anni le lavoratrici. Senta, ma è vero che la prospettiva è che si vada in pensione quando si muore? Dai, siamo avanti così. Non siamo proprio così pessimisti, no, non vorrei metterla così. Tutti dicevano, stanno facendo i calcoli, le prossime generazioni per riuscire a maturare, fare brigare per avere un minimo, vanno avanti a 75, 70, giusto? Beh, insomma, diciamo 70 anni oggi. Se 70, cioè, diceva 75. Però anche qui, se posso, siccome sono arrivate le buste arancioni un mese fa, e ora tutti erano concentrati sulle buste arancioni, poi abbiamo visto alcuni casi e come sempre si rendono evidenti quelle più eclatanti, che magari ci sono, ma sono numeri molto piccoli. Cioè, se una persona comincia a lavorare a 20 anni e ha la fortuna di versare sempre i contributi, con 43 anni di contributi va in pensione, quindi va in pensione a 63, anche dopo, non va in pensione a 70. Se uno comincia a 30, perché prima studia o fa altre cose, chiaramente se con 40 ne fa 70, quindi, ma comunque lavora meno anni di chi ha cominciato giovane. Bisogna distinguere quando si comincia a lavorare e se i versamenti sono continuativi, perché se tu cominci a lavorare tardi e hai buchi, è chiaro che arrivi a 70 anni, ma arrivi a 70 anni perché hai cominciato tardi o hai trovato un datore di lavoro che non ti versava esatto, i contributi. Esatto, voi altri che avete la front line, siete in uno dei fronti. La media di persone che hanno buchi nella contribuzione quant'è in percentuale? 100, non so, 50%, 30%? No, bisogna distinguere forse l'età di nascita, nel senso chi è nato negli anni 50, 60, 70, ancora la vita lavorativa è abbastanza continuativa. I più giovani, direi dall'80 in poi circa, insomma hanno una vita lavorativa frastagliata, molto frastagliata, sia come tipologia di lavoro, sia come periodi, quindi alternano il lavoro a disoccupazione. Dopo continuiamo perché abbiamo già la prima telefonata in linea. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Sì, buongiorno, sono Claudio, chiamo da Vicenza. Buongiorno Claudio, prego per la domanda. La domanda che volevo fare io era questa. Io sono 33 anni di lavoro, ho versato 33 anni di contributi all'INPS e attualmente sono a casa senza lavoro perché ho fatto le mobilità, ho fatto gli ASPI e adesso non ho più niente. Che età? Io ho 48 anni. È giovane. Praticamente non c'è più lavoro per la gente della mia età. È giusto che uno ha versato all'INPS 33 anni di soldi e siamo ridotti, che non si trova lavoro, siamo ridotti alla fame? E questo è sempre, secondo me, è sempre nel disegno dove che il povero deve essere sempre più povero e il ricco deve essere sempre più ricco. Perché a noi ci guardano i pochi soldi che abbiamo dato per la pensione. Quando si parla di opere pubbliche si parla di milioni di euro come fossero grissini. Perché la Regione Veneto ha cominciato il lavoro della Pedemontana, ha cominciato il lavoro del Mose, ha 25 opere, secondo la lista del vice ministro Nancy Riccardo, abbiamo bisogno di 536 milioni di euro che non abbiamo e si comincia il polo ospedaliero. Allora, tutto mi fa pensare che vogliono impoverirsi. Ma lei cosa voleva chiedere? Cioè voleva chiedere con 48 anni se poteva andare in pensione? No, voglio chiedere che quando si avranno messo sulle mani sulla mia casa, dove andrò io? Senza pensione e senza casa. Perché se ti tassano la casa per pagare tutte le spese che hanno fatto, perché sembra che il disegno sia quello di impoverire la gente in modo che non c'è più neanche a casa. Ho capito. Quando sarò senza casa e quando sarò senza pensione, adesso monterò su nel canotto anch'io. Va bene, grazie perché dobbiamo lasciare spazio ad altre telefonate, grazie. Velocemente, capisco lo stato di disagio di una persona disoccupata
però il punto vero è che noi dobbiamo concentrarci su una cosa, fare in modo che questa persona si occupi di nuovo. Ecco, tra l'altro, a 48 anni. Appunto, a 48 anni non si può pensare che gli si dà una pensione, bisogna occuparlo, trovare un sistema attraverso il mercato di lavoro di reinserire queste persone. Voi che discutete ecco, con Poletti, anche perché qui c'è un problema seguendo questo caso, questa è una persona che ha cominciato a lavorare a 15 anni, perché 15 più 33 di contributi fa 48, se ne fa altri 10 a 58 va in pensione. Quindi non deve lavorare fino a 70, deve lavorare altri 10. Il punto vero è che il sistema produttivo che è entrato in crisi rischia di escludere una fetta di persone che sono giovani comunque, perché come si dice a 48 anni uno è nel pieno della sua vita e da questo punto di vista bisogna trovare un modo di reinserirlo nel mercato lavoro, altrimenti diventa un problema sociale. Perché poi puoi lasciargli anche la casa, puoi fargli anche non pagare tasse, ma cosa fa uno se non ha un lavoro a 48 anni? È vero che adesso diciamo state ragionando con la regione per riuscire a diventare anche voi diciamo collocatori di lavoro, ho sentito la Donazan che sta ragionando proprio con il sindacato. No, diciamo che collocare si può fare se c'è domanda, perché se non c'è domanda tu puoi mettere più persone, più soggetti a collocare, ma non vai da nessuna parte. Nella dimostrazione gli sgravi fiscali, hanno fatto gli sgravi fiscali, si stanno rivelando un boomerang, nel senso che hanno messo un sacco di soldi per creare posti di lavoro che poi non sono stati altri che trasformazioni di posti di lavoro a tempo indeterminato che prima invece erano tra virgolette precari, mentre invece quei soldi si potevano spendere per fare investimenti e se si facevano investimenti si creavano posti di lavoro strutturali. Quindi dipende sempre dalle scelte che si fanno. Poi il sindacato ha già un suo, come si dice, sistema di orientamento, si chiama servizio orientamento lavoro, quindi puoi aiutare una persona a fare curriculum, puoi dare alle persone l'elenco delle imprese che assumono. Il punto vero è, come dicevo prima, noi abbiamo l'elenco delle imprese che licenziano e quelle che ne assumono ne abbiamo poche. Poi tra l'altro quelle che assumono, siccome sono anche dentro una trasformazione produttiva, vanno più in cerca del giovane 25enne, 30enne perché è più facilmente collocabile all'interno delle imprese, perché ha già alcuni saperi acquisiti di chi è nato negli anni 70 e magari ha fatto solo le medie, rispetto a quelli di oggi che hanno un titolo di studio più alto e la complessità del sistema produttivo è più adattabile a quelle figure professionali. Il punto vero è che uno da 48 anni non è che non può imparare, può imparare. L'importante è che ci siano dei percorsi di formazione che gli consentono di apprendere alcune cose che gli consentono di fare un lavoro diverso da quello di prima. Quindi, e magari di valorizzarlo anche ulteriormente. Quindi il consiglio per questa persona è cercare di fare un corso di formazione e cercare di E appunto la regione invece di aumentare i soggetti che collocano, che poi alla fine rischiamo di dare soldi a persone che collocano altre persone per farle girare, dovrebbe invece potenziare tutto il sistema, ma lo dico non in termini negativi, in termini anche di proposta, perché da questo punto di vista anche le imprese dovrebbero, come si dice, favorire di più l'incrocio tra domanda e offerta. Faccio un esempio, qualche anno fa la regione aveva finanziato Elabor, che era una borsa lavoro. Noi abbiamo fatto i nostri sportelli, a un certo punto si è partiti, dopo 2 anni non c'erano più soldi, chiuso tutto. E quella roba la stava funzionando, perché si stava passando da una collocazione informale, cioè conosco il parroco, conosco l'imprenditore, conosco il sindacalista, conosco qualcun altro e ho la via privilegiata per andare, a un sistema formalizzato dove tutti vanno dentro, che sono i sistemi avanzati anche nei paesi anglosassoni. Questo si chiedeva di fare, quindi la regione non inventa niente di nuovo. Se riprende quello che è già stato fatto 10 anni fa con Elabor, lo riprenda con un'idea, che lo faccia in prospettiva sempre e non per 6 mesi e poi finisce tutto. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, il suo nome da dove ci chiama? Io mi chiamo da Marghera, provincia di Venezia. Sì, nome? Cappelletti Lucia. Beh, Lucia. Prego, prego, sì. Lucia, dica. Allora, io volevo un'informazione. Io ho lavorato per 8 anni al comune di Mira, di un asilo nido. Sì. E io a 65 anni, loro prima, due o tre mesi prima, mi avevano chiesto se volevo lavorare fino ai 70 anni. E io ho detto no, fino ai 70 anni no, non ce la faccio. E loro cosa hanno fatto loro?
mi hanno mandato una lettera di licenziamento che quando compivo i 65 anni basta, io finivo il mio rapporto di lavoro. Adesso cosa succede? Io vedo, non ho tante marchette, però mi si affretta l'assegno sociale. E tutto questo io lo vedo a gennaio. Però, io chiedo a voi, io dovevo lavorare fino almeno 65 anni e 7 mesi. O no? Scusa, non ho capito quanti anni ha la signora. Quanti anni ha la signora? Ho compiuto 65 anni il 27 aprile di questo anno. Ha compiuto 65 anni, quindi gli ha chiesto di lavorare fino a 70. Prego. Perché riguarda tutta la normativa per i pubblici dipendenti, per il collocamento a riposo d'ufficio dei pubblici dipendenti. E quindi bisognerebbe valutare bene la situazione della signora, perché in effetti era collocabile a riposo d'ufficio, dipende dal requisito che aveva. Quando, cioè è una condizione un po' particolare quella della signora, bisogna capire. Quindi il consiglio se qual è? Se ha solo questi 8 anni, se ne aveva altri, sì, il consiglio è di verificare questa posizione assicurativa. E quindi? Se aveva solo quegli 8 anni, se aveva qualcos'altro oltre al lavoro come pubblica dipendente. Va bene, allora Lucia, la cosa migliore è che prenda tutti i suoi incartamenti e che si rivolga a uno sportello della CGL, dello SPCGL, dell'INC, insomma, che se non lo trova lì nelle sue zone venga fino a Treviso e così si riesce a valutare bene quello che è il suo, diciamo, caso. Perché se no ci lasci il numero di telefono, facciamo una verifica telefonica veloce e poi la mandiamo in un ufficio a Venezia, perché è inutile che venga a Treviso. Ecco, perfetto, quindi lasci il numero di telefono che così risolviamo. Mogliano, che è il nostro ufficio più vicino. Oppure Mogliano. Grazie comunque Lucia, lasciamo libero per la prossima telefonata. Silvia, allora dicevamo, pensione di vecchiaia, pensione anticipata e regime sperimentale per le donne. Cioè, noi abbiamo parlato di pensione di vecchiaia con l'età che abbiamo detto prima. Oltre alla pensione di vecchiaia c'è la cosiddetta pensione anticipata di vecchiaia, che è quella che una volta si chiamava pensione di anzianità. E questa viene data in base all'anzianità di lavoro. Quindi 42 anni e 10 mesi quest'anno 2016 per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Questa è la seconda possibilità di accesso a pensione. Oltre a queste due, quindi vecchiaia, anzianità, o ora si chiama anticipata, e l'opzione donna. In effetti non sarebbe l'opzione donna il nome più giusto, sarebbe il regime sperimentale. Questa è stata prevista della normativa e fino all'anno scorso sembrava che bisognava maturare i requisiti, quindi almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età per le donne lavoratrici dipendenti, mentre per le lavoratrici autonome servono 58 anni di età. Questi sono requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2015. Maturati questi requisiti, con una finestra di attesa di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome, la donna può decidere di andare in pensione optando per un regime contributivo, quindi con un tipo di calcolo diverso rispetto a quello a cui avrebbe avuto diritto, di solito peggiorativo. Però, ecco, vi faccio questa domanda qua che hanno fatto anche a me, ma il regime contributivo come viene calcolato? Sulla media dei versamenti fatti? Praticamente si accantona il 33% della retribuzione dall'inizio della vita lavorativa fino ad oggi, questa cifra accantonata e sommata a quella dell'anno successivo e così via via fino all'accesso alla pensione, viene poi applicato un coefficiente relativo all'età in cui si va in pensione. Come dire, insomma, il calcolo uno non se lo può fare a casa, ma lo deve fare da voi. Che, tra l'altro, questo sistema è un sistema valido per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996. 96, esatto. Dopo il 1996. Cioè, i miei figli hanno questo sistema quando andranno in pensione. Ok, e quelli invece prima? Prima invece io vado con un sistema dove il calcolo è più favorevole. E viene fatto come in quel caso? E viene fatto calcolando la media sugli ultimi 5 anni di lavoro. Ah, calcolando la media su... Non è così semplice. La media sugli ultimi 5 più il pezzo degli ultimi 2. Che sono, cioè, però c'è un sistema
che per più quelli favorevole. Che hanno cominciato a lavorare prima del 1996, fatto 100 di calcolo, si arriva più vicino al 100, mettiamola così. Per quelli che hanno cominciato dopo il 1996, questa soglia si abbassa. Chi sceglie l'opzione donna ha lo stesso calcolo, cioè per dire, prendono meno, prendono come tutti quelli che sono nati dopo il 1996, perché sennò c'è sempre questo più o meno, cioè quando si cambia non è che si cambia per qualcuno, si cambia per tutto. Il punto vero è che io vedo che, cioè io sono uno che sostiene che vorrei che l'opzione donna fosse anche per l'uomo, per un motivo molto semplice, perché con 35 anni di contributi e 58 anni di età, o 57 se si è nel privato, si può andare in pensione, al posto che con 43, 4 mesi o con 67. Uno va con 20% di meno, 25, e fa i suoi calcoli. Se magari sono tutti e due che pensi che in pensione, uno è in pensione e uno lavora, possono decidere, cioè fanno delle scelte, quindi ci deve essere questa opportunità. Poi ripeto, chi lavora continua a lavorare e si fa la sua pensione più alta. Chi lo perde almeno ha un'opzione, perché sennò chi lo perde resta senza niente. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Pronto? Prego, buongiorno, il suo nome da dove ci chiama? Chiamo da Messina, in provincia di Padova. Ok, Padova, il suo nome, scusi? Luciano. Luciano, prego Luciano, la sua domanda. Allora, la mia domanda è questa. Allora, io ho compiuto 66 anni il 17 giugno di quest'anno. Ho 35 anni di contributi, più 7 anni che l'INPS non riesce a quantificare perché ero a prevista da bambino. Volevo sapere come andrò in pensione. In questo caso qua non cambia. Se lei ha appena compiuto i 66 anni, ha detto a giugno, ho capito bene? Sì. Sì, l'anno prossimo, quindi a gennaio, dovrebbe farne 66 e 7 mesi, quindi il mese successivo potrà andare in pensione. Ha detto che ha 35 anni di contributi, questi sono sicuramente sufficienti. Per quei 7 anni che non trova, e lì bisogna capire se effettivamente lei ha fatto tutte le ricerche possibili, se l'INPS... No, allora, i 7 anni che io non trovo sono quelli che a quel tempo, negli anni 60, sì. 60, dal 64 in poi, e essendo apprendista c'era una legge che diceva i datori di lavoro pagano tot e non sai cosa pagano. Beh, dipende se lei era dipendente di un'azienda artigiana non iscritta. No, ero sul commercio. Ah, era nel commercio, sì. Allora probabilmente quei contributi là, credo proprio che se non sono stati versati, non riuscirà a recuperarli. Diverso era se era un apprendista dipendente di un'azienda artigiana non iscritta nel settore del commercio. In quel caso là si possono recuperare con delle autocertificazioni, perché... Comunque sempre un controllo non è mai male, giusto? Sì, presumo che l'abbia già fatto tutti i controlli, perché da quello che dice sa già bene di che cosa si tratta. Riguardo il servizio militare, ha già chiesto l'accredito o no? No, io non ho chiesto niente, so che ho fatto il servizio militare e non so se... Quello è un anno, questo è un anno o 14 mesi quello che ha fatto, di cui può chiedere sicuramente l'accredito, vale come contributi a tutti gli effetti. Ho capito. Quindi cioè, vuol dire servirà che se nei 35 aumentare... non c'è il militare, diventeranno 36, certo. E quindi aumenteranno leggermente la sua pensione. Quindi... Ringrazio. Prego, comunque sempre un controllo va fatto, perché sempre. Io da quando conduco queste cose mi rendo conto che se non c'è gente come voi che ci dà una mano a capire è un guaio completo. Perché sì, poi ogni caso è un caso a sé, quindi sì, esatto, noi possiamo dare informazioni, però il conto è dare una risposta su una domanda, poi bisogna guardare le carte e fare i conti fatti come si deve. Allora, lavoro dopo la pensione, diritto a supplementi o pensioni supplementari, Gloria? Allora, questa parte riguarda i lavoratori che sono già pensionati e continuano a lavorare. E quindi già vuol dire che uno dopo la pensione, un lavoratore o una lavoratrice, può continuare a lavorare, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo o collaboratore. I contributi sono versati e saranno oggetto di supplemento. Cioè io prendo un voucher da pensionato.
No, il voucher non è un lavoro dipendente. È una provocazione, non so se si è notato. I contributi del voucher vengono versati in gestione separata e sono talmente bassi che diciamo che non riesco a valorizzarli, almeno che non riesca ad avere almeno un mese, però credo che finora ne abbiamo visti versati dei contributi provenienti dal lavoro accessorio, però sono molto bassi, per cui il lavoratore non li valorizzerà mai come supplemento. Insomma. Perché poi nelle nostre colline del Prosecco il voucher viene utilizzato soprattutto dai pensionati, e poi ci sono quelli che dicono, ma magari mi aiuta a migliorare la pensione, eccetera, così mettiamocela via. Diciamo che lì aiuta a essere coperti, perché prima lavoravano in nero, se vogliamo dire le cose per come stanno. Almeno sono coperti. Poi, come si dice, il problema vero è che dei voucher si sta facendo un uso che non è più quello iniziale, perché un conto è per coprire il pensionato che va a vendemmiare 3 giorni, 4 giorni all'anno, qualcuno che va a tagliare una siepe, altro conto è pagare i voucher persone che lavorano per mesi interi, certo. E tra l'altro gente che ha 20-30 anni e che ha bisogno di lavorare, di prendere lo stipendio, di avere i contributi per farsi una pensione. C'è stata una deriva ed è per questo che noi stiamo raccogliendo le firme, tra le tante cose, anche su un referendum abrogativo dei voucher, proprio perché ritornino proprio in quell'alveo minimale. Agricoltura. Aggiungo, visto che ci sono le ultime ore, giorni per firmare, perché lunedì chiudiamo tutto, quindi chi non l'avesse ancora fatto può venire nelle sedi del CGIL e firmare questo referendum. Tutto, diciamo, circoscritto, perché il voucher, diciamo, preso giusto è anche una buona idea. Ma sì, cioè, se tu hai un ragazzo che studia e va a lavorare il fine settimana e gli dai un voucher, va bene, l'importante è che sia tracciabile, perché un voucher vale 10 euro, di cui 7,50 restano in tasca al lavoratore e 2,50 euro vanno per coprire la previdenza, l'INAI e quant'altro. Se ti danno un voucher e ti coprono 4 ore non va bene, se ti danno 4 voucher e ti coprono 4 ore va bene, c'è una sostanziale differenza. Questo è il senso. Il punto vero è che i voucher ormai sono diventati un elemento per sottopagare lavoro e per avere un pezzo di carta che giustifica che uno è in regola, non in nero. Ci vuole la tracciabilità e deve essere definito il quadrato dove questi possono essere fatti e non sicuramente come lavoro per chi deve lavorare tutta una vita. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Pronto? Buongiorno. Prego, buongiorno, il suo nome da dove ci chiama? Giovanni da Santa Maria de Sala. Giovanni, prego. L'hai graticolato? Mi volevo domandare, mia moglie è andata in pensione l'anno scorso con la minima, perché aveva fatto 15 anni prima del 92, va bene. E dopo ho visto su cedolino qua del mese di luglio prossimo che non c'è la quattordicesima. Ora mi sono informato tramite internet perché non avevo più i 64 anni, è vero questa legge oppure no? Perché bisogna avere i 64 anni per avere la quattordicesima. Prego. Allora, e in più era andata con i 400 euro, dopo l'hanno portata a 500 con la minima, però mi hanno ridotto a 1000 lire, perciò è una presa in giro a rimontare a 500 euro la pensione che dopo il podono avrebbe superato il reddito. Era meglio che lasciavo i 399 a mia moglie e il mio reddito normale, perché così ho superato la fase e mi hanno tolto via i miei familiari, e gira gira tutta una truffa. Prego. O no? Allora, prego. Un conto è se hanno applicato la regola sbagliata, un conto è se la regola non piace al telespettatore. A me ci sono tante regole sulle pensioni che non piacciono, sì. Però quelle dobbiamo cambiarle e abbiamo aperto un tavolo col governo. Qui bisogna capire se hanno applicato correttamente la regola. Allora, la quattordicesima è prevista in ragione al fatto se hai versato almeno 15 anni fino a 25 oltre i 25 ed è stabilita in ragione poi anche dell'età, che mi pare sia i 64 anni, ok? Quindi se sua moglie non ha ancora compiuto i 64 anni non ha diritto alla quattordicesima. Grazie Giovanni, vediamo se riusciamo a inserire un'altra telefonata ancora. Qui dovevamo fare altri argomenti, ma il tempo è già scivolato via. Ma d'altra parte. Beh, intanto ci prendiamo 3 minuti in più, ecco. Facciamo i supplementari. Allora, Silvia, novità sulle pensioni.
Io volevo però finire l'argomento prima di Gloria, perché ci interessava dire questa cosa dei supplementi, allora, perché sfugge parecchie volte, quindi lascerei a Gloria. Sì, volevo sottolineare questa cosa, che perché ci sono persone che hanno lavorato, che hanno ormai anche l'età di vecchiaia e che hanno lavorato dopo la pensione e non sanno che possono chiedere un ricalcolo, e si chiama supplemento, della loro pensione, in modo che quei contributi versati dopo la decorrenza della pensione possano andare ad aumentare il mio lordo pensionistico. E il supplemento si fa ogni 5 anni, dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, oppure una sola volta se io ho già compiuto l'età di vecchiaia, per esempio quest'anno i 66,7, dopo 2 anni. E è una cosa importante anche sapere che io non sono obbligata a lavorare 5 anni per avere il supplemento. Può succedere che io rimanga al lavoro dopo la pensione anche 1 anno, 2 anni o 6 mesi, devo sapere che comunque quei contributi posso andare a recuperarli a supplemento, ed è molto importante perché tante persone pensano che se non fanno tutti i 5 anni quei contributi sono persi. Ce lo chiedono infatti quando vengono ai nostri sportelli. Silvia, però le avevo fatto un'altra domanda, cioè quella del tasso di pensione, però mi interessava molto perché me lo chiedono in tanti, il part time agevolato per i dipendenti privati, chi mi risponde? Rispondo io, era compresa nella legge di stabilità, è stata approvata qui a giugno, anzi ad aprile 2016, va in vigore dal 4 di giugno, può riguardare chi compie l'età per la vecchiaia, quindi chi... Ma è già attiva oppure servono ancora i decreti attuativi? No, il decreto è già stato pubblicato ad aprile, perfetto. Quindi è già attiva. Quindi cosa succede? Allora, chi può accedere a questo part-time agevolato? Chi compie l'età per la vecchiaia, quindi 66 anni e 7 mesi, entro il 31 dicembre 2018. Solo questi sono le persone che possono interessate. Cioè quelli che attualmente hanno 64 anni? Sì, se vogliamo, sì. Quindi devono essere nati entro maggio del 52. Chiedo scusa? Devono essere nati entro maggio del 52. Ok, entro maggio del 52. E devono avere anche maturato il requisito minimo per poter accedere alla pensione, quindi almeno i 20 anni. Almeno i 20 anni. Di cosa si tratta in pratica? Loro possono chiedere una riduzione del loro orario di lavoro, devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, possono chiedere una riduzione che va da 40 a un 60% di riduzione. Va fatta una domanda all'INPS, l'INPS deve certificare tutte queste condizioni, deve esserci un accordo con il datore di lavoro, quindi non può essere una decisione univoca del lavoratore, ma il datore di lavoro deve essere d'accordo. Okay. Loro riducono il loro contratto di lavoro, avranno una retribuzione più bassa pagata con le ore che decidono di fare, il datore di lavoro quei contributi che viene a risparmiare sulla riduzione dell'orario di lavoro sarà versata in busta paga al lavoratore, mentre l'INPS coprirà figurativamente la differenza tra i contributi versati dal datore di lavoro su quel part time e quelli che avrebbe versato se la persona continuava come tempo pieno. Cioè, in poche parole, io ho lavoro meno, ho un po' meno di soldi. Ho un po' meno di soldi. Però ho la garanzia che la che esattamente che la mia, contributi è come se fosse tempo pieno. La contribuzione versata è come se fosse un tempo pieno. Sì, perfetto. Cioè praticamente gli ultimi 2 anni puoi lavorare metà tempo, prendere un po' di più di metà, ok? Sì. Però avere la copertura per la pensione come lavorassi a tempo pieno. E questo serve per cercare di inserire dentro qualcuno di nuovo? Sì, perché poi il problema qual è? Diceva giustamente la Silvia, deve essere d'accordo il datore di lavoro. Certo. Allora, queste cose qua sono più facili nelle medie e grandi imprese. Nelle piccole è più complicato, perché poi se tu è uno che ti chiede di lavorare meno, devi trovare l'altro che compensa. Ma invece potrebbe essere anche un'operazione di avvicendamento dei giovani, cioè un percorso che molto spesso non si fa e invece dovrebbe essere fatto. Cioè ci vuole anche un affiancamento, perché su alcuni mestieri, su alcune professionalità, tu puoi prendere anche un bravo ragazzo che esce da scuola con 60 e lode, ma quando lo metti dentro al processo produttivo non sa da che parte girarsi, quindi un po' di affiancamento non farebbe male. Novità, altre novità sulle pensioni? Beh, questa in sostanza è l'unica novità che è stata approvata e stanno parlando anche in questi giorni il governo per quella che si chiama l'APE, anticipo pensionistico. La finestra, dunque non mi ricordo più, c'è un anticipo di pensione per chi ha tra i 60 e i 65 anni di età, è praticamente, lo chiamano tipo un prestito.
Posso andare in pensione prima, qualche anno prima, prendo subito la mia pensione e poi quando arrivo all'età o alla maturazione dei requisiti o insomma, all'accesso alla mia vera pensione, restituisco poco poco, poi alla volta con una trattenuta sulla pensione quello che ho preso come anticipo. È ancora in discussione. Cosa ne pensate voi? Intanto abbiamo letto molto sui giornali e quello che si legge sui giornali non sono leggi e quindi ci sono pochi testi completi. Dall'indiscrezione, da quello che sappiamo sul tavolo trattativa, il meccanismo è: tu puoi andare qualche anno prima, vai con la pensione calcolata piena, solo che però per farla piena c'è un prestito che tu devi restituire. Ci pare di capire che se la pensione è attorno ai 1.000-1.500 euro, il prestito è più basso e quando lo restituisci hai anche delle detrazioni fiscali e quindi si dovrebbe abbassare la quota e quindi mantenere il livello della pensione più alto. Mentre invece sulle pensioni più alte questo meccanismo è più pesante, però bisogna vederlo. Perché fanno questa operazione delle detrazioni fiscali? Perché così spostano la parte dei soldi per compensare questo meccanismo sulla fiscalità generale, perché se altrimenti facevano riduzione della pensione del 2-3%, l'impatto di mandare in pensione la gente prima era molto più consistente e sappiamo che appunto l'Europa vigila sui conti previdenziali del nostro paese, sarebbe stato più complicato farlo. Quindi l'idea di introdurre gli elementi di deducibilità della parte di soldi che mi prestano le banche, se trovata la giusta misura, può aiutare a far sì che le persone vadano in pensione qualche anno prima. Dopo è uno che sceglie di andare in pensione qualche anno prima perché non vuole più lavorare, ma può essere anche uno che sceglie perché non ha alternative. C'è anche l'altro elemento, che se invece è il datore di lavoro che dice io voglio che tu vai fuori prima, è il datore di lavoro che si fa carico di questa misura, che tra l'altro ci sono già sistemi simili a questo, però riguardano le grandi imprese. Enel, Telecom, le banche quando andava bene facevano l'isopensione, e cioè mandavano il lavoratore o la lavoratrice in pensione, non in pensione, stavano a casa 3-4 anni prima ed era, come si dice, la società che pagava quegli anni per consentirgli di arrivare in pensione. Qui invece è lo Stato che ti dà la pensione prima, tu però devi accedere a un prestito che poi restituisci. Se nel restituirlo fai un'operazione di deducibilità che devi tornare indietro molto meno, è chiaro che è una cosa che si può studiare. E la forma appunto di deducibilità è quello di non caricare il tutto sulla spesa previdenziale ma sulla fiscalità generale, che non è un concetto sbagliato, bisogna vedere quanto ci smena un lavoratore. In 30 secondi, i permessi per le donne vittime di violenza. Allora sì, diciamo che l'INPS ha recepito l'articolo 24 del decreto legislativo 80 e che consente di avere alle donne vittime di violenza di genere un permesso, un congedo retribuito di 3 mesi anche frazionabili. Diciamo che questa cosa è molto importante ed è fruibile da quelle donne che hanno iniziato un percorso di denuncia della violenza di genere e di e appunto possono avvalersi, se sono lavoratrici dipendenti sia pubbliche che private, di questi permessi anche orari o giornalieri. I permessi sono retribuiti al 100% delle voci fisse continuative del proprio stipendio, insomma, e la domanda va presentata all'INPS. I permessi devono essere fruiti per il percorso che devono fare appunto per rispetto alla denuncia insomma, che è stata fatta. Siamo in ritardissimo. Bene sì. Questa cosa, sì. Male che si debba trovare questa cosa, perché poi se le donne sono le vittime, i carnefici sono gli uomini, ok? Su questo le donne SPI della CGIL stanno promuovendo un flash mob, si dice, sì, a Treviso in Piazza dei Signori il 13 pomeriggio. Non sappiamo ancora l'ora esatta, hanno autorizzato la piazza, quindi invito tutti ad esserci, a partire dagli uomini che devono insegnare a quelli che non si comportano bene che devono comportarsi bene.
Grazie Primo Barbiero, grazie a Silvia e Gloria, grazie a tutti voi per l'attenzione. Avete visto, abbiamo sforato, però l'argomento era interessantissimo. Appuntamento giovedì prossimo, ancora una volta con la CGIL. Buona giornata a tutti. Grazie.